questo ristorante fanno sia i cao mangai, che mi piace tanto, ma anche la zuppa nam to, che è quella con il sangue all'interno del brodo. Buonissima. Questo è il cao mangai appena arrivato, cioè il riso con il pollo, quello è sangue coagulato, il cetriolo, questa è la salsina piccante come al solito, questo è il brodo con il pak chee che mi piace tanto, e questa è la zuppa nam to, quella con il sangue coagulato, per quello che il brodo è così scuro. Non so da dove cominciare, avevo tanta fame, ho preso, penso, troppa roba. Ok, comincio dal nam to, la zuppa, quella con il sangue coagulato. Buona, buonissima. Assaggio anche la zuppetta del con il pak chee, ve la faccio vedere, vedete il pak chee, eccola giù. Il pak chee è buonissimo. Comunque sono sempre vicino a Hui Quang su Braccia Son Cro, dove ho fatto anche il video con Matteo in Asia. Adesso assaggio la carne della zuppa nam to. Buona, carne di manzo, molto buona. Invece adesso assaggio il cao mangai, riso e pollo, con sopra la salsina piccante e un pochino di ginger in aggiunta. Il cao mangai è sempre il meglio. Pensando al pak chee mi è venuto in mente che io ho portato dei semi un po' di anni fa e li ho piantati nel giardino, e adesso ogni anno durante l'estate chiaramente mi cresce il pak chee in giardino. Però dovete ricordarvi che dal 2020 sono cambiate le regole, quindi non si possono più portare né semi e neppure frutti che non siano banane, cocchi oppure il durian, perché alla frontiera potrebbero farvi dei problemi. Poi sotto vi posto il link del ministero italiano che parla di questa legge nuova del 2020. Non cap? Non cap? Gap tan cap? Cassi minato qua, no? Noi... Allora, il conto per una zuppetta nam to, un cao mangai, un'acqua e una Coca-Cola con poi brodini e salsine varie, il tutto 110 baht, 106 baht, che sono circa 3 euro scarsi. Qui in Thailandia se si mangia locale è ancora veramente molto conveniente, nonostante il cambio che non è dei migliori attualmente, anche se sta piano piano riprendendosi il baht. Kopun kap! Bye bye Kopun kap! Adesso vi faccio vedere un'altra cosa fighissima qui della Thailandia per prendere l'acqua. Se andate a 7-Eleven vi costa un sacco di soldi, una bottiglia del genere costerà intorno ai 14 baht. Invece se la fate qui alla macchinetta, questa è la macchinetta, un litro vi costa circa 1 baht invece che 14. Qui mettete i soldini, tac. Io ho 6 bottiglie, quindi metto 7 baht, perché sono bottiglie grandi. Poi posizionate la bottiglia sotto, schiacciate il bottone, parte l'acqua e riempite la bottiglia. Poi quando è piena, rischiacciate il bottone verde.